Buonasera a tutti, cari miei amici. Video non è privato, video molto molto pubblico. E voglio rispondere a mio uno caro ragazzo che mi ha scritto un commento. Ha detto Anna, te di Alice nel passato video, ha detto Anna, te hai parlato tanto tanto di queste Alici, ma non hai spiegato come è fatto. Caro mio, come si chiama il ragazzo? Scusate, Milo, Nilo? Nilo, scusate perché io sono straniera e tanti nomi io non mi ricordo bene. Nilo, caro mio Nilo, allora hai ragione 100%. Guarda, ho preso alici sottosale, lo sai quelli alici da supermercato dove pesce fresco? Là in un barattolo grosso grosso vendono acciughe sotto alici sottosale. Ho preso tanti, io ho preso 800 etti, te prendi meno. Sciacqui bene bene qui sotto acqua, sciacqui bene 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 sotto acqua, quella che scorre. Vedi il mio maglione fatto vedere vecchio, perché mi dà tanta energia il mio maglione, diciamo quello colore, poi stelle ce l'ha, il mio preferito. E basta, il riempito affogato con olio. Olio deve essere buono, olio di campagna, io ce l'ho quello buono, tanto olio e un po' di prezzemolo. Basta, caro Nilo, non serve nemmeno sale, pepe, non serve niente, perché loro, questi alici siciliani, già molto molto saporiti. Vedi, noi mangiamo tutti i giorni sulla bruschetta un pochino pane, pochino burro, guarda qui. Ce l'ho burro, vedi? Vedi questo burro? Questo burro da Pam. Oh, scusa, è una confezione molto grande. Ti faccio, ecco, questo qua. Usiamo per esempio questo burro, pane, pochino burro e sopra 2, 3, 4 alici, quanti vuoi. È una cosa pazzesca, una cosa buona. Ho fatto anche spaghetti con questi alici. Olio molto buono, si allunga anche con 2-3 cucchiai di questo olio, sempre diventa molto profumato, più stanno alici nell'olio, più profumato. Ora, cari miei iscritti nuovi e vecchi, vi faccio vedere che cosa ho preparato per stasera, per domani. Una padellata di fagioli, cannellini, questi qua, amici, questi da Conad Bio. Vedete? 300 grammi. Tutti ho fatto, ma prima ho fatto cuocere in questa pentola, vedete, non lavato ancora, qui stati cotti, da lavare ancora pentola. Inverno io sempre sempre secchi, se volete stare in salute non mangiate roba da scatola perché fa male, questo ferro di scatola fa male. Allora prendete questi secchi e potete anche cucinare 2 o 3 giorni, in senso oggi, un giorno e anche tutta la notte mettete nell'acqua, va bene? Domani potete cuocere e dopodomani preparare come ho fatto io. Non è vero che serve tanto tanto tempo per cuocere. I tanti usano scatola. Scatola, quella di ferro, fa male per salute. Anche tonno. Già mangiamo di tonno perché tonno come si... troppo buono tonno in scatola. Già mangiamo e fate così come me. Sopra un pochino prezzemolo, fatto soffritto, cipolla, un pochino cipolla rossa. Moto, cipolla rossa, pochino porro, pochino quello che avete, non c'è vera ricetta, un pochino prezzemolo e carote e poi dato pomodoro diluito. Importante cuocere un pochino di più perché fagioli si devono insaporire. Ora provo a amalgare, proviamo a fare così. Guardate, consistenza è questa, cremosi, 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 vedete come cremosi? Amici, è cremosi. Guardate, ora assaggio, assaggio perché forse ancora troppo caldi, perché è appena, appena spento. Assaggio, amici. È buoni, buoni, buonissimi. Ah, con salsicce. Salsicce fatto così, pezzi un pochino grossi, vedete? Era 2 salsicce, hanno regalato. Io carne quasi non mangio, una salsiccia ogni 3 mesi, va bene. Assaggio ancora. Buonissimo. Buonissimo. Chiudiamo e mangiamo più tardi. Ok.
Ora prendo un pochino tè. È rimasto ancora tè da stamani? Prendo freddo. Ecco, rimasto. Ora prendo anche tè. No, tè, caffè, scusate. Piettino, dove è il mio piettino? E con questo vi saluto. Una goccia di questo caffè freddo. Così, basta così. E con questo vi saluto, amici. Un spuntino così. E buona serata a tutti, scriveteci se voi sentite da accento, non sono italiana. Un attimo, bevo caffè. Buonissimo, mamma mia, come mi piace questo caffè senza. Mi piace questo sapore amaro, senza zucchero bevo. Da 20 anni bevo senza zucchero. Amici, io sono ucraina, se mi sentite questo accento straniero, sono ucraina proprio dove c'è guerra, ma vivo in Italia da 25 anni. Vi saluto e buona giornata a tutti. Iscrivetevi al mio canale per favore e mettetemi un bel like. Vi aspetto nuovi iscritti perché io voglio crescere e voglio fare video, mi piace tantissimo fare video, tantissimo. Grazie, grazie di cuore.